Sai, Sid, ricordo quello che mi hai detto. Che se nessuno ascolta quello che dici, allora tanto vale non dirlo. Ma ti dirò questo, amico mio. Hugo Kupka è morto. La sua ombra non incombe più su di noi. È un peccato che la Fenice non possa essere in due luoghi. Se fosse stata qui, forse avrebbe fatto qualcosa per i morti. Nemmeno la Fenice può riportare in vita i morti. La vita ha sempre un inizio e una fine. Quindi dobbiamo vivere finché possiamo. E non come schiavi dei cristalli, ma uomini liberi. Possiamo unirci a voi? Lady Caron, che bella sorpresa. Ho pensato di fare un salto qui da voi per vedere come stavate prima di andare a fare il rifornimento. Non c'era un gran panorama neanche allora, ma non è mai stato così orribile. Lo so. La piaga sta avanzando. E molto presto temo che il panorama sarà così ovunque. Quindi la nostra missione non cambia. Faremo svanire anche l'ultimo dei cristalli madre e la fame di etere con esso. L'unico rimasto a Ciclonia è Coda di Drago, nel dominio cristallino. Il prossimo bersaglio? Si va a Sponde Gemelle. È la capitale dell'impero attualmente. Non voglio neanche pensare a quanto la staranno sorvegliando. Non che questo vi fermerà, ma vi consiglio di osservarla bene prima di lanciarvi. Sì, ottima idea. Se state andando nel dominio, potete portare questo zoccone con voi. Guts. Oh, scusami, dimentichi che sei l'uomo più ricercato dei regni gemelli. Ho pensato che potreste camuffarvi da assistenti di un mercante itinerante, sempre che tu non abbia idee migliori. Guts, volevi comprare un po' di attrezzi, no? Beh, è la tua occasione. Tu mi lascerai andare con loro? Oh, grazie, Nan! Smettila, mi romperai le ossa, brutto zoticone! C'è una carovana che fa continuamente la spola tra il dominio e il mercato di Boklad. È gestita dalla Gilda dei Mercanti. Mostrate il lasciapassare di Goetz e sarete a posto. Sarà meno rischioso che farvela a piedi lungo la Via del Cristallo, questo è certo. Grazie, Caron. E benvenuto tra noi, Goetz. Oh, d'accordo. Vado a prendere le mie cose e ci vediamo lì. Allora ci vediamo a Boklad! Lasciami! Oh, le mie povere dita! Jill, vieni con me. D'accordo. Tu, Gav. Mi sto già incamminando, capitano. Sta attento. Lo sono sempre, no? Hai visto, Sid? Il tuo pupillo si sta trasformando in un gran bel fuorilegge.
ti senti? Meglio. Grazie a Tarja. Lieto di sentirlo. E grazie anche a Torgal. Vero bello? Questa era una rotta commerciale in mezzo alle scogliere. Finché la Repubblica ha costruito una strada per i carri, e il traffico si è spostato. Lasciando questa via per chi vive fuori dalla legge. Esatto. Di certo non saremo gli unici fuori legge a percorrerla. Dunque, che ne pensi? Che sarà molto... Davvero? È così brutta? Eh già. Prevedo un sacco di guai. Un po' troppi per riuscire a gestirli. Quindi la strada è pericolosa? Oh, e quest'uomo dall'aspetto impavido? Secondo te lui è all'altezza della situazione? Senza dubbio. Ammesso che voglia ascoltarci. Benvenuto, amico. Io e mio fratello dobbiamo rintracciare il carro smarrito di un mercante. Per caso l'hai visto? Come fa un mercante a perdere un carro? Oh, è un vero codardo. Pensava che stessero per arrivare i goblin ed è scappato, lasciandosi tutto quanto dietro. Ha mandato noi due a cercarlo, ma non c'è. Ora, io non sono un grande genio, ma so riconoscere bene l'opera dei ladri. Mio fratello ha ragione su tutto. E credo che i bastardi siano fermi in attesa alla fine della strada. Certo, abbiamo visto tanta azione nella vita, ma non siamo così bravi da affrontare un'imboscata. Tu, d'altro canto, sembri proprio uno che non ha paura di mascalzoni da 4 soldi. Che ne dici? Vuoi aiutarci? È probabile che ti attaccheranno comunque. Ma se prometti di aiutarci... almeno riceverai una ricompensa per il disturbo. Beh, se devo affrontarli in ogni caso. Sei proprio un tipo con la testa sulle spalle. Meno male che sei passato. Ora, il nostro amico mercante, sperando di fare un sacco di soldi a Boklad, aveva caricato il carro con tutto quello che poteva. Se non troviamo la sua merce, non ci darà il resto della nostra paga. Quindi... mentre ti occupi dei banditi, tieni gli occhi bene aperti. Va bene. Ma non aspettatevi che trascini via da lì il carro da solo. No, no. Lascia a noi il carro. Tu devi solo sistemare i banditi e dirci da che parte si trova. Basta quello. Poi al resto ci pensiamo noi. Non so se fidarmi di loro, ma se ci sono banditi in giro, meglio occuparsene ora. Ehi, agente! Bene, bene. Abbiamo degli occhi! Ecco i nostri banditi. E se desidera Poletto, ci pagherete il pedaggio. Litano! No!
Questi sono a posto. Adesso, dove sarà il carro? Sarà un incubo portare via questa roba. Pare proprio che abbiamo trovato l'uomo giusto, eh? Ha trovato il carro e non ha lasciato in piedi neanche un bastardo. Il nostro amico mercante ne sarà entusiasta. E come vorreste fare a tirar fuori di qui la merce? A quello penseremo noi. Non sarebbe giusto costringere un abile guerriero a trasportare cavoli fino al mercato. Hai fatto la tua parte. E non hai altro di cui preoccuparti. Ecco. È stato un piacere. Ora levati di torno. Non essere così maleducato, fratello. E se la prossima volta ci servisse di nuovo? I Dalmec sono indietro rispetto a Rosaria per quanto riguarda i ponti. Le rovine dovrebbero reggere. La strada continua sull'altra sponda. Concedimi il tuono! Quindi ecco Zemeckis. La terra degli dèi. Fa più impressione di quanto pensassi. Ricordo che quando ero piccola la sua storia mi affascinava. Tanto tempo fa, un uomo sopraffatto dall'avarizia sfidò gli dèi per ottenere i loro poteri. La battaglia finale si svolse qui, sulle cascate. Almeno così si dice. Se scandaglieranno mai queste profondità, forse potremo scoprire se c'è del vero. Gli dèi emersero come vittoriosi e punirono l'uomo per la sua sfida, scagliando contro di lui due maledizioni. Dominanti e portatori. A dire il vero, per me era strano che i dominanti e gli Aikon fossero come una maledizione. A Rosaria, i dominanti ereditavano il trono. Erano ammirati, celebrati, non derisi. Quando arrivavo a quella parte della storia, pensavo ogni volta che ci fosse un malinteso. Avevi molti libri di storie, vero? Nella tua stanza. Da piccoli. Le vecchie leggende erano le mie preferite. Battaglie tra dei e uomini. Mio padre voleva leggessi il più possibile.
per il bene della mia educazione. Allora eri davvero un bambino come tutti gli altri. Guarda questo posto. Viene da credere alle storie delle leggende. È vero. Siamo vicini a Boklad. La strada si popolerà. Meglio tenere gli occhi aperti. Clive, qualcosa non va? Niente. Niente. I rapporti erano veri, padre. Avete dunque ceduto il trono a Olivier. Infatti. L'imperatore Olivier rimetterà in piedi il sacro impero di Sambrec. Come farà a governare un impero? È soltanto un bambino. Sarò il suo consigliere fino alla maggiore età. Padre, vi prego. O finché ne sarò in grado. L'impero che vogliamo costruire ha bisogno di sangue giovane. In questo momento lui è la persona più indicata. Ci sono altre notizie, Dion. Hugo Kupka è morto. E Zanna di Drago distrutta. I pilastri della Repubblica sono caduti. Molto presto lo stendardo imperiale sventolerà su ogni città di Ciclonia. E poi di Valistea. Tutti si piegheranno davanti all'imperatore. Padre, le vostre sono le parole di un tiranno. Le mie sono le parole di un dio. Dell'imperatore che desidero servire. L'incarnazione della somma Grigor. Torna al tuo campo, Dion, e tieni pronte le forze. È il momento di mostrare al mondo il vero potere di Sambrec. Padre. Io vi trovo molto cambiato. È questa la via che volete percorrere? O sono le ambizioni di un altro? Di Ultima, forse. Che assurdità sono queste? Sono le mie parole. Solo e soltanto mie. Anche se devo ringraziare Annabella per avermi ricordato alcune verità. Sulla natura delle nazioni, dei sovrani e anche del divino. Vi fidate delle parole di una traditrice? Di colei che ha tradito il suo paese e ucciso suo marito? Siete sempre stato un preziosissimo servitore di Sambrec, principe Dion. Confido che continuerete a servire l'imperatore nelle prossime guerre. Quel parassita! Fa silenzio, brutto insolente! Tu ti inginocchierai a lui. Il resto è eresia. Sire, perdonatemi. L'udienza è conclusa.
Venite, vostra radiosità. Il consorzio di Rowena vi sta attendendo. No, non voglio fare un altro incontro con vecchi stolti. Sono così noiosi. Ho fame, padre. Possiamo pranzare, invece? Vi addolora non ereditare il trono di vostro padre? Ho sofferto di peggio. Consideratevi fortunato. È già un miracolo che un illegittimo come voi sia stato scelto da Bahamut. Vi siete elevato sulle sue ali, ma è meglio che non saliate troppo se non volete che il vostro sangue impuro macchi il trono. Che ne sapete voi del mio sangue? Il mercato di Bokelad è a nord. Dobbiamo seguire la costa.